Musicalmente dallo studio 3. Questa sera, Edoardo Bennato. Scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino. Prenderò il mio diploma ai maestri del progresso per costruire un nuovo automa che dia loro più ricchezza e a me il successo. Signori mercanti d'arte, venderò la mia pazzia e mi terranno un po' in disparte, chi è normale non ha molta fantasia. Raffaele contento non ha fatto il soldato, ma ha girato e conosce la gente e mi dice stai attento, ti fanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte, è come un quadro che sta in soffitta, gli parlerò della mia cattiva sorte. Raffaele è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente. E mi dice stai attento, ti fanno fuori dal gioco se non hai niente da offrire al mercato. Venderò la mia rabbia a tutta quella brava gente che vorrebbe vedermi in gabbia e forse allora mi troverebbe divertente. La 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 la. Saprà quanto costa la mia libertà. Grazie. Stasera con me ci sono due musicisti, uno è napoletano e suona le percussioni e si chiama Tony Cercola. Poi c'è un chitarrista di Milano, che mi ha dato spesso l'incisione dei dischi, si chiama Lucio Bardi. E il pezzo che vogliamo fare è Mangiafuoco. Mangiafuoco, lo sapete chi è? Il burattinaio, quello che c'ha sempre in mano i fili. È quello che stabilisce
che tipo di ballo dobbiamo ballare tutti quanti. È anche molto irascibile Mangiafuoco, sarebbe facilmente. Per esempio, attento a te che vuoi andare controcorrente, che vuoi fare di testa tua, perché Mangiafuoco non può tollerarlo. Per lui è importante che tutti ballino sempre lo stesso tipo di ballo. Anzi, se Mangiafuoco si accorge che tu vai su altri binari, fai un altro tipo di ballo, ha due mezzi per chiamarti al tuo posto. O chiama i gendarmi, oppure ti fa dichiarare pazzo. Sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai. Attento ragazzo, mi chiama i suoi gendarmi e ti dichiara. Mangiafuoco, fa le scelte, muove i fili e si diverte. Ma se scopre che i fili non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fa, allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara. Spaccano le ossa, Mangiafuoco, sta alla casa.
casa. Mangia fuoco, fai biglietti, tiene prezzi molto alti, non c'è altro concorrente, chi ci prova se ne pente, ma se scopre che i tuoi figli non ce l'hai, se si accorge che il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiama sui gendarmi e ti dichiara, la
come uno dei noi. Prima eri un buffone, un burattino di legno, ma adesso che sei normale, quanto assurdo il gioco che fai. Volevo parlarvi di quello strano disegno che c'è sulla copertina del penultimo album. C'è disegnata una specie di piramide, un'impalcatura, con tanti uomini, una specie di fotoricordo. In basso a sinistra c'è un uomo abbastanza normale, soltanto che c'ha una pelle d'animale addosso e una clava in mano. C'è un uomo di 2000 anni fa. Poi, man mano che si sale su questa impalcatura, le facce degli uomini più o meno rimangono le stesse, le espressioni sono sempre le stesse. Invece cambiano le armi. Le armi diventano sempre più perfezionate per uccidere sempre meglio. Questo disegno l'ho fatto proprio per richiamare l'attenzione su quella che è la violenza. Noi lo chiamiamo progresso, civiltà, purtroppo però è soltanto un progresso delle armi della violenza. O almeno il progresso sa come confonderci le idee. Molte volte noi ci illudiamo che i vari bottoni di cui sono riempite le stanze, la nostra civiltà, ci aiutano, ci risolvono i problemi, ma non è affatto vero, cioè è tutta una, così ripeto, un fumo negli occhi. I nostri rapporti sono sempre gli stessi, sempre improntati sulla violenza. Mi rendo conto molte volte quando faccio questi discorsi che in effetti sono un po' retorici, sono cose che tutti quanti dicono, però io penso che sia comunque giusto parlarne sempre, un modo per esorcizzare la violenza. Comunque, a parte ogni retorica, per il momento siamo tutti quanti coinvolti, chi più chi meno, all'ultimo piano di questa torre. Di questa torre di Babele. Siete o non siete i padroni della terra? Ah! Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura. Sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Generale per conquistare quello che c'è ancora da conquistare, da quella stella per tutto l'universo. L'uomo si spazia per superare se stesso. Siete o non siete i padroni della terra? Ah?
dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale. Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre, la torre di Babele si deve fare, che serve a dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale, a ogni altro animale. Saprai perché
genio dice che io sono rinnegato, perché ho rotto tutti i ponti col passato. Guardare avanti sì, ma ad una condizione, che tieni sempre conto della tradizione. Ah, rinnegato sei, rinnegato, non ti conosciamo più. Si deve sempre dire ad ogni costo tutto quello che ti pare. Gli ho detto fammi un testo per una canzone, l'ha fatto ed ora so che pazzo di legare. Ah, rinnegato sei, rinnegato, non ti conosciamo più. Ah, rinnegato sei, rinnegato, non ti conosciamo più. Simone ha fatto un lungo viaggio nella tradizione e dice che in Italia col passare degli anni la musica peggiore non si va più avanti. Ah, rinnegato, rinnegato, non ti conosciamo più. Cito Sandro Colombini, che ha trafficato spesso con gli americani. È lui che mi consiglia Rocca tutto spiano, però lo dice sempre con un mitra a mano. Rinnegato, rinnegato, non ti conosciamo più. Cercola e Lucio Bardi. Thank you.
C'è solo un fiore in quella stanza e tu ti muovi con pazienza. La medicina è amara, ma tu già lo sai che la berra. Se non si arrende, tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi, che quel vestito scopre già che coglie il fiore impazzirà. Farà per te qualunque cosa e tu sorella e madre sposa e tu regina o fata tu non puoi pretendere di più. Regina o fata tu non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga. Se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia le streghe, la strega sei tu. E insegui sogni da bambina e chiedi amore e sei sincera. Non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crederà. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. C'è un altro musicista, sempre napoletano, e sono il violoncello, si chiama Nando Caccaviello. Vuoi fare un pezzo dell'ultimo album? L'ultimo album è così ispirato un po' alla storia di Pinocchio. Mi interessava molto questo personaggio così, questo burattino, perché i burattini sono, hanno i fili. Invece questo era un burattino abbastanza particolare, burattino senza fili. Secondo me rappresenta proprio il sopravvento dell'istinto sulla ragione. Infatti molto spesso noi, sia come singole persone, sia come umanità, ci troviamo di fronte a certi problemi che non riusciamo a risolvere con la logica, col raziocinio, come dei muri che si parano davanti, che non riusciamo a superare. Ecco, secondo me in quelle occasioni dovrebbe venirci in aiuto proprio
l'istinto anziché la ragione. C'è un episodio di questa storia, di queste avventure, che mi interessava particolarmente. A un certo punto il burattino si ammala. Ora vengono interpellati dei dottori, dei medici, dei sapienti per curarlo. E così, nel caso specifico, immaginate quei grossi palasport dove si fanno quelle conferenze. Questa volta la conferenza ha per titolo "I giovani d'oggi sono malati". Il malato di turno, anziché essere il burattino, è il giovane d'oggi in genere. E così vengono interpellati tutti i professori più sapienti. Ognuno si alza a turno, prende il microfono e spara la propria sentenza, la propria teoria. C'è anche il rettore della scuola, pensate, il quale dice di saper tutto sui problemi dei giovani. Il pezzo si chiama "Dotti medici e sapienti". Parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Così giovane è un peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. A congresso sono tanti, dotti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane malato so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro, do le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale quindi, prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. A congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare. Io devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Dai, scappa! Scappa perché sei in tempo! Scappa, se no questi dottori fanno a pezzi! Guarda quel castello, è tuo se lo vuoi. Io aprirò il cancello e tu mi seguirai. E dentro i viali di quel giardino tu ci ritroverai. Ci hai vissuto per ore ed ore nei sogni tuoi. La testa, la favola forse sai. Sì, è vero, detto tra noi, sono solo un brigante. No, un re. Sono uno che mente e sogna la gente, fa promesse che mai potrà mantenere. Favole sue.
più contate ma tante, tante sai. Detto tra noi, io non sono un gigante, draghi non li ammazzati mai. No, no, ho un progetto in mente, un parco in ogni città. Quanto spazio verde la vita per voi cambierà. E costruirò ponti e larghe autostrade a 10 e più corsi, senza code ai caselli, pedaggi, altre diavolerie. Hey! E tutta la gente che è costretta a emigrare a casa tornerà. Ma già scuotete la testa, più non mi credete ormai. Sì, è vero, detto tra noi, sono solo un brigante, no, un re. Solo uno che mentre sogna la gente, fa promesse che mai potrà mantenere. Favole sì, ne ho contate ma tante, tante sai. Detto tra noi, io non sono un gigante, draghi non li ammazzati, ma sì, è vero. Detto tra noi, sono solo un brigante. No, 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 non un re, sono uno che mentre sogna la gente, fa promesse che mai potrà mantenere. Favole sì, ne ho contate ma tante, 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 tante sai. Detto tra noi, io non sono un gigante, draghi non li ammazzati, non li ammazzati, ma sì è vero. Nando Caccariello. Un altro musicista che voglio presentarvi, suona il sassofono e si chiama Bob Fix. Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti a dolci ed aranciate. I capi in testa, sentieri sfavillanti, si sbracciano come dannati, solo per sentirsi più importanti. Sale sul palco il numero 24 della lista,
presa sulla folla, continua a ripetere. Io l'ho definita adesso basta. Tutti d'accordo? Si può andare avanti. E come previsto dal programma, arrivano i cantanti. Adesso è il turno di quello un po' introverso, che mentre si esibisce stancamente pensa che è solo tempo perso. Applaude nervosamente per mascherare un po' di delusione. Smonta il palco in fretta, perché anche l'ultimo degli addetti ai lavori c'è a casa qualcuno che l'aspetta. Disordinatamente, i voti a perdere mentali, abbandonati dalla gente, dalla gente, abbandonati dalla gente.
Bob Fix, Lucio Bardi e Tony Cercola. Avvicinatevi, signore e signori, avvicinatevi, non abbiate paura, avvicinatevi al nostro stand, questo è lo stand del gatto e la volpe, avvicinatevi, grande concorso, iscrivetevi, l'iscrizione costa soltanto 4 monete, avvicinatevi, non abbiate paura. Vi sento un po' diffidenti, eh? Lo so, siete abituati che tutti vi raccontano frottole. Ormai non credete più a niente, più a nessuno. Non sapete neanche più voi a chi credere. E lo so, lo capisco. Siete abituati che per radio vi raccontano frottole, per televisione vi raccontano frottole, i partiti politici vi raccontano frottole, fino anche i sindacati vi raccontano frottole, lo so. E così voi siete diventati tutti molto sospettosi. Ma di noi! Vi potete fidare, sì. In un mare di pagliacci e di buffoni, noi siamo delle persone serie, il gatto e la volpe. Avvicinatevi! Avvicinatevi, signore e signori, iscrivetevi! Giovanotto, dove vai? Vai a scuola? Ma che ci vai a fare? Ci vuole un sacco di tempo, un sacco di fatica. Poi alla fine non sai neanche come va a finire. No. Vieni con noi, noi ti insegniamo un modo più veloce, più sicuro per diventare ricco e famoso in breve tempo. Avvicinati. Avvicinati. Ti faremo diventare un dio del rock and roll, avvicinati. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi e i tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. Sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare. Ci ascolti per un momento.
società, di noi ti puoi fidare, oh, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare. Tu sei forte. Tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rivolge tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un cantautore. Non li senti trattenere il respiro quando sei in alto e cammini sul filo, qui nel grande circo tu oramai sei il re. Tu sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Oh. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un cantautore. Giusto che tu hai tutto e noi invece no. Tu sei perfetto, tu non hai un difetto, che rabbia che ci fa. Ma non è giusto che tu hai tutto e noi invece no. Tu sei perfetto, tu non hai un difetto, che rabbia che ci fa. Sì, è vero, sono io il più bravo. Sì, è vero, sono io il più bravo. Nessuno è bravo come me. Sì, è vero, sono io il più saggio, sono io il più intelligente. E poi sentite come canto bene. Sì, è vero, sono io il più bravo. Sì, è vero, sono io il più bravo. Nessuno è bravo come me. Grazie.